Vi prego, ditemi che sto sognando. Non ci posso credere. Mi sono svegliato questa mattina, ho letto la notizia assurda, a dir poco assurda. Danzo non è idoneo, non ha superato le visite mediche. All'ultimo giorno di calciomercato, ma ti riduce a fare le visite mediche all'ultimo. All'ultimo. Cioè, solo alla Roma sento queste cose io. Poi ha giocato gli europei, ha fatto 30 partite di campionato questo calciatore. Fa le visite mediche alla Roma e non è buono. E non è buono. Cioè, a me viene il dubbio, ragazzi, a me viene il dubbio. Per carità, sulla salute non ci si scherza, eh. Per carità, se ha qualche problema, se avesse qualche problema, spero che venga fermato e venga guarito. Kevin Danzo, sto parlando di Kevin Danzo, eh. Intanto però non vi ho neanche salutato, mi scuso, sono un po' incazzato. Benvenuti a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, che vi ringrazia per i like e per le iscrizioni. Ragazzi, io pensavo fosse molto diverso, e ragazze, molto diverso questo fine calciomercato della Roma. Stava finendo con il botto, no? Saley Makers a Roma e Abraham al Milan, più 10 milioni. Invece col cavolo, scambio di prestiti, col cavolo che ti ha dato i soldi il Milan. E quando ce li freghi? E quando ce li freghi? Cioè, ragazzi, mamma mia, scusate pure per questo video un po' improvvisato, però l'importante è che mi sentiate, mi sfogo un pochettino con voi, siete sempre i miei amici e le mie amiche. Ma guarda, cioè, è una cosa allucinante, allucinante. Poi chi ti vai a prendere? Chi ti vai a prendere? Jalo della Juventus. Cioè, un calciatore, dai, lasciamo. Spero che mi contraddica, eh. Lo spero vivamente. Ma non ha mai giocato l'altro anno. Non ha mai giocato con la Juventus. Vai a prendere Jalo. Jalo. Oh, Jalo. Ma stiamo a scherzare, Jalo. Ma io dico, ma come cavolo mi viene in mente di prendere Jalo? Con tutto il rispetto per il giocatore, per la Juve, per chi volete voi. Ma ti vai a rinforzare con un giocatore che non ha giocato mai. Non ha mai giocato l'altro anno. E quelle poche volte che avevo visto a me non mi è mai piaciuto. Mai. Però sempre pronto a fare un passo indietro, a dire che Jalo è un grande. Per carità, però ho i miei dubbi. Cioè, siamo diventati la barzelletta d'Italia. La barzelletta d'Italia. Che poi ancora non è neanche sicuro se veramente ha questo problema cardiaco, si dice, di Danzo, no? Però il Lens, per non saperne leggere né scrivere, ha preso, ha fatto il comunicato, ha detto: senti, lo sai che c'è? Mo riporto a casa, mo riporto in Francia a Lens e state bene così. Dice: questo è stato sempre monitorato, è stato sempre sotto controllo, non aveva mai avuto un problema, viene da voi e trovate questa non idoneità, riportatemelo a casa, riportatemelo qua. Quindi non c'è stato neanche un comunicato ufficiale adesso, sono neanche le 8 di mattina della Roma, perciò questa situazione è surreale, surreale, ragazzi. Surreale. Cioè, ti riduce all'ultimo per fare le trattative, per fare le transizioni, le transazioni, scusatemi, non le transizioni. Sto un po' allucinato stamattina, sto un po' svirgolato, guardate, cioè, ma porca di quella miseria, no? Porca di quella miseria. Ma all'ultimo vai a fare le visite mediche a Danzo, all'ultimo. Ma come stai, oh? Ma falle prima! Da quant'è che ce l'ha in mano Danzo la Roma? Ma da parecchio! Da parecchio! Che Danzo è uno che sta sotto la cerchia di Ghisolfi, l'ha portato lui a Lens, se non sbaglio. E tu all'ultimo vai a vedere che il calciatore ha qualche problema? All'ultimo!
Non mi dite che Danzo e Gialù è la stessa cosa, eh? Non mi dite che è la stessa cosa, eh? Assolutamente! Stiamo parlando di due giocatori diametralmente opposti. Uno è carne e l'altro è una lisca di pesce. Non è pesce, è una lisca di pesce. Spero che mi contraddica come ho detto all'inizio. Spero che Gialò diventi il più forte giocatore della Roma. Assolutamente sarei l'uomo più felice di questo mondo. Ma ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Quindi ragazzi, qui si sa, la situazione si sta facendo proprio paradossale. Paradossale. Adesso non abbiamo neanche i soldi di Abraham per un eventuale acquisto del centrocampista che serviva come non mai a De Rossi. E si parlava di Coné, si parlava di Coné, il francese. Io spero che oggi chiudino almeno la trattativa con Coné, ma a questo punto ne dubito proprio. Tanto non so neanche se mi vedete più. Ne dubito proprio, perché questi stanno a far saltare tutto. Non vorrei che salta pure qualche altro giocatore, speriamo di no. Hanno ufficializzato tutti, no? Cioè, Danzo! Ci avevo fatto proprio la bocca, perché è un calciatore notevole, difensore di personalità forte, e che fa reparto. Lo voleva anche il Napoli, se non sbaglio, l'altro anno non l'ha più preso perché Lenz se l'è tenuto. Uno che con l'Austria è uno dei migliori, se non il migliore, assolutamente. E adesso c'è questo problema. Io, boh. Per carità, sulla salute non ci si scherza, eh. Non ci si scherza sulla salute. Quindi se la Roma ha notato questo problema, evidentemente qualcosa c'è. Perché sto sentendo pure qualche tifoso romanista che dice questi l'hanno fatta apposta per non pagare, per non dargli i soldi, per non dare i soldi a Danzo, a Lens, e hanno ripiegato su Gialò perché è in prestito, la Juventus te lo dà per un anno e poi vedremo, ne riparleremo satrano. Questo voglio escluderlo. Spero almeno. Però ragazzi, sta di fatto che tu non ti puoi ridurre all'ultimo minuto, all'ultimo giorno, per appurare se un giocatore possa essere idoneo al calcio, idoneo alla tua squadra, idoneo a prenderlo. Cioè, all'ultimo. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Cioè, è da principianti questa cosa. È da principianti. Cioè, un giocatore come Danzo lo prendi all'ultimo, quando ce l'hai in mano da tanto tempo, e dici, ragazzi, ha problemi fisici, anzi può darsi che ha problemi, perché io adesso non ho chiara la situazione. La Roma ancora non ha la certezza, però il Lenz si è fatto rodere il chiccherone, ha detto sapete che c'è, riportatemelo qua, datemelo a me, faccio io il protocollo di salute, quello che c'è da fare, e poi rimane il ragazzo, rigiocherà con questa maglia. Però sta di fatto che i tempi, ragazzi, i tempi erano ristretti e la Roma non doveva arrivare a questo punto. Scusate per lo sfogo, vorrei un vostro commento qua sotto, scusate anche per la visibilità, non si vede più niente qua, mamma mia, però l'importante è che mi avete sentito. Buona giornata a tutti, da Enrico Caffarelli, ciao.